Carissimi fratelli, per noi, per il mondo cattolico, per la nostra sempre continua esperienza di Dio nella nostra vita di fede, oggi celebriamo con tanta gioia, veramente tanta gioia nel cuore, questa solennità che cade sempre il venerdì dopo la festa del Corpus Domini, dopo aver la Chiesa contemplato, meditato sul mistero del corpo, sangue, anima e divinità, oggi contempla il cuore di Cristo. Il cuore è la sede dell'amore, il cuore è il luogo dove appunto Dio parla attraverso la sua parola al cuore di ciascuno di noi. Il cuore di Gesù nasce come devozione da un lungo percorso storico che naturalmente non ce lo ricordiamo, ma ricordiamo in modo particolare la Santa che ha permesso questa devozione. La Santa che ha permesso, no, di farci celebrare questa solennità di oggi, che è Margherita la Cocca, che ricevette queste rivelazioni e chiese proprio alla Chiesa di diffonderla. E noi sappiamo, no, da tutto quello che è stato l'iter storico, oggi noi celebriamo la solennità del cuore di Gesù, dopo la preparazione di quello che Gesù stesso aveva chiesto di celebrare i nove venerdì del mese. Perché? Perché vediamo soprattutto attraverso l'insegnamento del Magistero della Chiesa, nell'esercizio della predicazione, in modo particolare sia di Giovanni Paolo II, il quale appena preso l'incarico di guidare la Chiesa volle subito, attraverso un'enciclica, la Redemptor Hominis, la redenzione dell'uomo del 1979, farci comprendere la profondità, no, dell'azione redentiva di Cristo che nasce da un cuore pieno d'amore per l'uomo. Sì, perché Gesù, perché Dio in Gesù, in quel cuore rivela tutta la pienezza di un amore, come abbiamo ascoltato, no, dalla lettura di Giovanni. Dio è amore, Dio ci ama sul serio, il Signore ci porta nel suo cuore sul serio. E allora Giovanni Paolo II scrisse proprio questo: la redenzione del mondo, questo tremendo mistero dell'amore in cui la creazione viene rinnovata e nella sua più profonda radice la pienezza della giustizia in un cuore umano, nel cuore del suo figlio primogenito, ecco Dio far diventare quel cuore giustizia, amore per molti uomini, per tutti quegli uomini che si affidano, si consacrano a questo cuore e sperano in quell'aiuto misericordioso, giusto, per poterci salvare. E sì, il cuore di Cristo noi lo celebriamo proprio perché è un cuore pieno, ma ricco, infinito di amore per tutta quell'umanità, anche quell'umanità che possa manifestare una certa avversità
nei confronti del suo amore, della sua parola, lo sappiamo, non tutti si aprono con gioia all'accogliere la parola di Dio che trasforma, che converte, che ci fa capire quali orizzonti noi dobbiamo percorrere che ci conducano, no? Alla comunione con Lui, alla pace con Lui, come sappiamo che invece molti si chiudono a questa azione di Dio e vivono in quell'esperienza tenebrosa, in quell'esperienza di allontanamento dall'amore, e sono delle anime a cui noi dobbiamo pregare per la loro conversione, e sono quelle anime a cui il cuore di Cristo attende con pazienza e misericordia, perché come ci dice la Scrittura, chissà che non si penta e ritorna a me. Allora diceva Giovanni Paolo II, celebrare il cuore di Gesù e celebrare la nostra redenzione e celebrare l'amore e rispondere noi a quell'amore amandolo con tutte le nostre forze, con tutto il nostro desiderio, non soltanto in una dimensione di superficialità dove facciamo la consacrazione e poi viviamo come da non consacrati. Quando noi promettiamo e quindi ci diciamo mi consacro al cuore immacolato di Maria, mi consacro al Sacro Cuore di Gesù, mi consacro al mistero della croce, la consacrazione significa impegno, significa assumersi le responsabilità di vivere secondo quello che è la parola di Dio, in modo che la nostra vita non sia in dissonanza, non sia dissociata da quello che il Signore ci chiede, per che noi possiamo esprimere veramente quel valore fatto, no? Con fede, fatto con amore, di quel volerci consacrare al suo cuore e nello stesso tempo, quindi nella nostra vita, riflette quelle dinamiche spirituali e umane che fanno capire che noi veramente siamo consacrati. Quindi diceva Giovanni Paolo II, il cuore di Cristo deve parlare al nostro cuore e quindi l'amore ci deve unire il nostro cuore al cuore di Gesù. Celebrare il cuore di Gesù e celebrare quindi il sacramento dell'amore salvifico del Padre, come noi tra poco lo proclameremo nel prefazio della Santa Messa di stasera. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi e dalla ferita del suo fianco effuse sangue ed acqua, che secondo la tradizione dei padri della Chiesa, quindi il Magistero, sangue ed acqua sono i simboli del sacramento, l'acqua, il battesimo, il sangue, l'Eucaristia. Simboli, come dice appunto Giovanni Paolo II, dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini, attirati dal cuore di questo Salvatore, attingono con gioia alle fonti della perenne salvezza. Allora la nostra devozione al Sacro Cuore deve portarci, deve condurci, deve supportarci nella nostra vita sacramentale, quindi un legame forte, indiscindibile con l'Eucaristia, che non posso dire sono consacrato, che magari poi la domenica, senz'altro per motivi straordinari e non per abitudine, non vado più a messa, oppure non vivo in pienezza il battesimo che ho ricevuto. Quindi la devozione del Sacro Cuore, secondo l'insegnamento di Giovanni Paolo II, si innesta, no? Si vive
in quello che è il nostro essere cristiani a tempo pieno, cristiani che hanno una certa familiarità con l'amore di Dio che si rivela in modo particolare, come vi dicevo, nell'azione sacramentale e quindi il nostro sostegno e supporto per mantenere viva la fiamma dell'amore, che non basta solo pensare ai primo venerdì, che è una cosa buona, ma una consacrazione che ci viviamo tutti i giorni della nostra vita. E allora Papa Benedetto XVI, in merito al cuore di Gesù, ci insegnava che il cuore di Cristo è il simbolo della fede cristiana. Ecco, noi con il battesimo siamo tutti figli di Dio e professiamo il nostro essere cristiano, che significa, proprio come ci dicono le scritture, no? Deriva da Cristo, apparteniamo a Gesù. E quando dice il simbolo della fede cristiana, significa che noi, come diceva lo stesso Giovanni Paolo II, noi dobbiamo vivere gli insegnamenti, dobbiamo vivere il Vangelo per far sì che il cuore di Cristo sia veramente parte della nostra vita, della nostra realtà spirituale, come comunione tra il nostro cuore e il cuore di Cristo. Ancora dice Giovanni Paolo II, il cuore, scusate, Benedetto XVI, il Sacro Cuore è la fonte della bontà, della verità, perché con Gesù siamo nella verità. Non possiamo manipolare le verità di fede. Quando ci poniamo davanti al cuore di Cristo, c'è solo una parola di verità: vuoi seguirmi? Prendi la tua croce e seguimi. Vuoi essere mio discepolo? Devi lasciar tutto e seguimi per il tutto. Quindi non ci sono compromessi, non ci sono mezze verità, ma il cuore di Cristo ci insegna la verità per eccellenza, che è l'amore di Dio, che ci chiede, a secondo la nostra vocazione, dove siamo posti, a vivere la nostra vita di comunione con Lui, in quello che è l'obbedienza, nella fede, dove Lui ci ha posti, e laddove magari anche dove siamo, sappiamo di avere tante tribolazioni, tante sofferenze, tante avversità, incomprensioni, allora poi oserei dire che quello è il nostro posto, perché dove si combatte per l'amore di Dio, per l'amore che trasforma e redime, quella è la strada che ci porta alla nostra santificazione, cercando di superare tutti gli ostacoli, le avversità, tutto quello che vi dicevo, con la forza della fede nella verità e con bontà, con amore, quella bontà che ci consente, ecco, di superare tutte quelle ferite che ci vengono inflitte dalle parole delle persone che ci circondano, tutte quelle situazioni che ci fanno soffrire, quegli eventi che non avevamo previsto nella nostra vita. Quindi aggrappandoci al bene che è Dio, quella bontà di Dio che ci viene resa partecipe a noi nella fede e trasforma tutti quei nostri sentimenti in quei sentimenti di pazienza, di mitezza, che sono proprio l'immagine, quello di essere somigliante al cuore di Gesù, mite ed umile di cuore. E lo dobbiamo fare, lo dobbiamo vivere. Per questo Papa Benedetto ci dice che il Sacro Cuore è la palpitazione di una presenza di cui ci si può fidare, il Signore che vive dentro di noi e vuole esprimere tutto quell'amore che Lui ha nel cuore attraverso il nostro cuore, attraverso il nostro agire, attraverso il nostro rendere presente, visibile la sua azione per i fratelli. Quindi questo, diceva Papa Benedetto, il cuore di Cristo
è così tanto particolarmente caro ai teologi perché esprime in un modo semplice e autentico l'annuncio della parola, l'annuncio dell'amore, in poche parole, l'annuncio dell'incarnazione e della redenzione. Per questo allora, per comprendere anche l'efficacia, la potenza del cuore di Gesù che vuole entrare, vuole stabilire la sua dimora anche nella nostra vita, c'è bisogno anche del silenzio, un silenzio per sentire il battito del proprio cuore, ma ancora più in profondità il pulsare di una presenza affidabile, percepibile con i sensi della fede e molto più reale, la presenza di Cristo come cuore del mondo. Ebbene allora, cari fratelli, ecco la nostra solennità di questa sera ci interpella, ci aiuta a riflettere un po', no, su questa nostra, anche noi adesso stasera alla fine della nostra preghiera faremo, della nostra celebrazione, la consacrazione delle famiglie al Sacro Cuore di Gesù, perché come Gesù voleva anche attraverso l'opera di evangelizzazione di Margherita Lacoc, voleva anche questo, che ogni famiglia abbia nelle case un'immagine del mio cuore esposto, dove possono sorvedermi e contemplare quanto io ho amato e amo ancora questa umanità che voglio salvare, che voglio redimere, che voglio liberare dal peccato e dalla morte. Quindi il cuore di Cristo manifesta l'amore eterno del Padre. Questo Padre che è sempre, fin dalla creazione del mondo, fin dalla creazione dell'uomo, lo ha generato, lo ha dato vita per amore, e l'uomo che per superbia, per la sua caduta nel peccato originale perde questo amore, ma ci viene ridato proprio dall'amore infinito di Dio Padre che si è rivelato in quel cuore di Gesù. Che cosa ha detto? Ecco mio Padre, sia fatta la tua volontà, il tuo volere, il tuo desiderio è quello di voler salvare quest'umanità che tu hai dato vita, e sono pronto per fare la tua volontà, che Maria si unisce a questa volontà del Figlio e insieme cooperano attraverso il cuore immacolato di Maria e il cuore di Gesù per la salvezza di tutti noi. Allora la devozione che domani mattina poi celebreremo anche il cuore immacolato di Maria, la devozione a due sacri cuori non è solo semplicemente una devozione emozionale, sentimentalistica, ma è soprattutto una devozione teologica, fondamentalmente teologica, fondante su delle basi solide, sulle basi solide di verità, che Dio è amore, è un amore infinito, un amore compassionevole, un amore misericordioso nei confronti di questa umanità che non sempre è grata alle azioni di salvezza che il Signore fa per noi. E l'ingratitudine umana non ferma l'amore di Dio, perché il Signore crede fermamente che quel suo amore può scendere nei cuori di quei figli che si sforzano, che lo cercano e vogliono essere come Lui, mite ed umile di cuore. Allora le virtù che ci invitano e ci sollecita il cuore di Gesù ad esercitare anche per noi è soprattutto l'umiltà. L'umiltà è il fondamento della vita spirituale. Essere umile non significa essere debole, essere fragile, essere acconsentiente o essere dire sempre di sì. Attenzione, perché molte volte anche con i sì facciamo del male. Essere umili significa essere forti interiormente, avere le idee chiare di quello che è il concetto di verità
di discernimento, di giustizia e di amore e di misericordia, quelle che sono che è il vocabolario di Dio, alla quale noi lo dobbiamo cercare di apprenderlo e viverlo nella nostra vita, perché attraverso questo percorso, quindi dell'umiltà, dove noi siamo consapevoli che per quanto possiamo crescere, possiamo andare verso Dio, possiamo sentire la presenza forte di Cristo nella nostra vita, che stiamo facendo un cammino, un percorso verso la santità, abbiamo sempre bisogno di Lui e che siamo, come dice Paolo, un tesoro in un vaso di creta. Quindi siamo sempre a rischio, no? Che possiamo fare delle cose sbagliate e poi perdere tutto. Allora l'umiltà ci conserva, no? Come questa voglia, questo desiderio di stare unito al Signore, poi il Signore ci unisce a Lui perché Dio, essendo l'umile per eccellenza, ama stare dove c'è l'umiltà. Dio non può abitare in un cuore dove è gonfio di presunzione, gonfio di autocelebrazione, un cuore gonfio di sapere quasi tutto di Dio. Attenzione, quindi bisogna veramente vigilare per conservare quello spirito di umiltà, rimanere in ginocchio davanti al cuore di Cristo per imparare da Lui come possiamo amarci, come possiamo amare e come possiamo amarlo. E quindi quella mitezza che Gesù chiede anche per essere anime equilibrate, anime che sanno gestire i momenti difficili, i momenti di grande ostilità, di incomprensione, perché la mitezza ci aiuta a essere più con un criterio di discernimento, più razionalità, di essere meno istintivi, meno aggressivi, meno giudicanti. Allora da Gesù veramente c'è molto da imparare attraverso questa devozione del suo cuore. E quindi è un'altra strada, un altro canale privilegiato della Chiesa che ci consente a noi di poter crescere nel cammino di fede e nel cammino verso la santità. In fondo, se noi veniamo qui, se noi facciamo questo percorso, no, che noi stessi lo definiamo di fede, ha una finalità non emozionale per sperare chissà che cosa dal cielo, per avere degli sconvolgimenti umani e poi spirituali. Noi ci dobbiamo semplicemente affidare e consegnare tutta la nostra vita nelle sue mani, e Dio, che fa le cose perfettissime, interviene al momento giusto nella nostra vita e mette ordine, pace e serenità. È importante sapersi affidare e consacrarsi proprio per questo affidamento, che lo vedremo domani mattina attraverso il cuore immacolato di Maria.